La seduta è aperta. Invito la deputata segretaria a dare lettura del processo verbale. Grazie Presidente. Processo verbale della seduta dell'1 ottobre 2015. Presidenza, Giachetti. La seduta comincia alle 9.30 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 30 settembre 2015. Il presente dà conto delle missioni e, decorsi i termini regolamentari di preavviso, passa al seguito della discussione del disegno di legge numero 3012 ed abbinate. Previa dichiarazione di voto, la Camera, respinte le restanti proposte di modifica poste in votazione, approva gli articoli 19 septies, 19 octies, 22, nonché gli emendamenti 22 bis 500, 22 bis 501, 22 bis 450, 22 bis 402 riformulato, 22 bis 502. Approva altresì gli articoli 22 bis, 22 ter, 23, 24, 25, l'emendamento 26, 450 riformulato, nonché gli articoli 26, 27, 28 bis e 29. Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta del 6 ottobre 2015. Nel corso dell'esame del provvedimento sono intervenuti i relatori per la maggioranza Martella e Fregolent, rispettivamente per la decima e per la sesta commissione, il relatore di minoranza Allasia, i sottosegretari Vicari e Giacomelli, nonché i deputati Taranto, Crippa, Sibilia, Beneamati, Cozzolino, Villarosa, Squeri, Davilla, Vignaroli, Zolezzi, Braga, Nuti, Alberti, Bianconi, Vignali, Zaratti, Paglia, Ricciatti, Colletti, Mazziotti di Celso, Scuvera, Alberto Giorgetti, Vazio, Longo, Duranti, Buttiglione, Prataviera, Ermini, Mantero, Tripiedi, Sisto, Corsaro, Cominardi, Polidori e Librandi. Dopo un intervento sull'ordine dei lavori della deputata Locatelli, il Presidente comunica il calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di ottobre 2015 e il programma dei lavori per i mesi di novembre e dicembre 2015, predisposti in sede di conferenza dei Presidenti di gruppo. La seduta termina alle 14.15 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 2 ottobre 2015 con inizio alle 9.30. La ringrazio. Se non ci sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Grazie. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati Capelli, D'Ambrosio, Di Lello, Epifani, Fedriga, Fico, Gregorio Fontana, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Piccoli, Nardelli, Pisicchio, Porta, Serrave, Torrealacci, Rosato, Valeria Valente e Vignali sono in missione a decorrere alla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 88. Come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, sarà pubblicato il legato A al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza urgente. L'interpellanza urgente all'ordine del giorno è la numero 2-1095 dei deputati Palazzotto ed altri, concernente iniziative politico-diplomatiche volte a garantire il pieno rispetto dei diritti umani civili e politici in Turchia. Chiedo al deputato Franco Bordo se intende illustrare l'interpellanza di cui è cofirmatario. Sì, prego, a 15 minuti. Grazie Presidente. Signor Sottosegretario, il governo della Turchia sta violando quasi tutte le convenzioni sui diritti umani di cui è firmataria e commettendo crimini contro l'umanità. La Turchia sta scivolando sempre più in una guerra civile, un conflitto interno innescato dallo stesso Presidente Erdogan, che non ha voluto accettare il responso democratico delle urne. Infatti lo scorso 7 giugno il Partito Democratico dei Popoli, l'HDP, superando il proibitivo sbarramento del 10% posto da un'assurda e antidemocratica norma della legge elettorale, ha impedito al partito del Presidente, l'HKP, di ottenere la maggioranza assoluta, fermando così il progetto di modifica della Costituzione verso un corso ulteriormente autoritario. È opportuno ricordare che tanto la politica interna quanto quella esterna dell'HKP sono percepite come panislamiste, facendosi portatrici di un progetto di revival della cultura ottomana. Tra l'altro tale partito, come risaputo, mantiene relazioni informali e di sostegno ai fratelli musulmani. Il governo turco ha pesanti responsabilità nell'aver stoppato il processo di pace tra Stato turco e il PKK, negoziato che era ad un punto. Lo ha fatto soltanto per fini elettorali, allo scopo di reprimere le opposizioni
con l'obiettivo di conquistare la maggioranza assoluta all'HPP. Infatti, dopo il risultato elettorale dello scorso 7 giugno, l'esercito turco ha iniziato a bombardare le montagne di Kandil, mentre in seguito incursioni e attacchi da polizia di squadre paramilitari hanno preso di mira i civili, mettendo fine al processo di pace. Molti civili hanno perso la vita, più di 1000 membri del partito HDP, di cui 7 sindaci eletti, sono stati arrestati. La dichiarazione di Dormabansh del 27 febbraio 2015 aveva rappresentato uno storico passaggio per una soluzione pacifica e democratica della questione curda, rafforzando la democrazia in Turchia. Tuttavia, la non accettazione del risultato elettorale del 7 giugno da parte del principale partito turco e il massacro del 20 luglio scorso a Shuruk, condotto da un membro turco dell'ISIS, in cui sono morti 33 giovani attivisti turchi socialisti che tentavano di rompere l'isolamento di Kobane portando aiuti alla popolazione, hanno condotto il paese in una terribile spirale di sangue e violenza che vede drammaticamente coinvolta la popolazione civile. In questa spirale di violenza sono stati documentati soltanto nel periodo dal 6 all'11 settembre 2015 105 attacchi alle sedi del partito HDP a persone riconducibili al movimento. Dai primi giorni di settembre varie realtà urbane del Kurdistan turco sono state oggetto di provocazioni e veri e propri attacchi da parte di squadre paramilitari armate e da forze di polizia. In modo particolare, dal 4 settembre 2015 fino alle ore 6 del 12 settembre 2015 nella città di Cizre si sono consumate gravissime violazioni dei diritti umani a danno dei civili presenti all'interno della città. Per 8 giorni il centro urbano è rimasto totalmente isolato all'esterno, con le linee di comunicazione fuori uso e i militari a imporre un coprifuoco permanente. Le violazioni dei diritti umani nella città turca di Cizre sono state documentate da circa 300 avvocati turchi e curdi ed europei e in particolare con la presenza, particolare per noi, dell'avvocato Barbara Spinelli del Foro di Bologna, membro dell'esecutivo dell'Associazione Europea delle Avvocate e Avvocati per la Democrazia e i Diritti dell'Uomo nel Mondo, che ha curato un dettagliato rapporto sulle violazioni. Agli occhi degli avvocati si è presentato uno scenario di guerra, con segni evidenti fin dall'ingresso nella città degli attacchi armati alle abitazioni e alle attività commerciali e civili. Lungo le strade principali sono stati trovati numerosi bossoli esposti, vetri e altri detriti. Nei 9 giorni di vigenza dello stato di emergenza la popolazione di Cizre è stata posta nelle condizioni di isolamento assoluto. Infatti il coprifuoco 24 ore su 24 ha impedito agli abitanti l'accesso alle cure mediche e ai beni essenziali, cibo compreso. Nei giorni successivi la città di Cizre è stata visitata anche da una delegazione della carovana internazionale per Kobane presente al confine turco-siriano per portare materiale scolastico e medicine e materiale sanitario alla popolazione stremata e per chiedere l'apertura di un corridoio umanitario tra la Turchia e la Siria al fine di permettere la ricostruzione dei territori della regione del Rojava, il Kurdistan occidentale, tra cui la città di Kobane, che ha saputo resistere e respingere l'offensiva dell'ISIS. Alla delegazione ha partecipato anche gli interpellanti deputati Franco Bordo e Giovanni Paglia. Anche i sottoscritti hanno documentato le violazioni dei diritti umani, non solo a Cizre, ma anche nel quartiere Sur a Diyar Kabir, anch'esso per giorni sotto coprifuoco e oggetto delle violenze delle forze di sicurezza turche. Alla delegazione, nonostante la regolare richiesta effettuata alla prefettura di San Liufa, è stato negato il permesso per poter varcare il confine e entrare a Kobane direttamente dalle autorità di Ankara, le quali hanno minacciato di chiudere definitivamente il varco di frontiera, aperto solo poche ore alla settimana a totale discrezione delle autorità, qualora il gruppo avesse soltanto tentato di avvicinarsi al confine. Voglio segnalare che nella serata del 14 settembre, mentre la delegazione tornava a San Liufa, un pulmino della delegazione veniva fermato dalla polizia turca, bloccando i componenti del gruppo, inclusi il sottoscritto e l'onorevole Paglia, e nonostante la presentazione del passaporto di servizio rilasciato dal suo ministero, venivamo intimiditi dalle forze di sicurezza turche e quindi perquisiti. I sopralluoghi effettuati dalle delegazioni hanno inoltre consentito di verificare che la città di Cizre è stata colpita via terra
e anche il quartiere di Sur a Diyarbakir sono stati colpiti via terra con appostamenti di tiratori scelti. La tipologia delle ferite riportate e le circostanze in cui sono state inflitte, dettagliate e riportate nel rapporto dell'avvocato Spinelli, evidenziano un uso sistematico da parte delle forze dell'ordine di violenza sproporzionata e ingiustificata nei confronti dei civili e delle proprietà dei civili. Le gravi sistematiche violazioni dei diritti umani imposte alla popolazione non possono trovare giustificazione alcuna per motivi di sicurezza e costituiscono una grave violazione degli obblighi internazionali assunti dalla Turchia attraverso la ratifica delle principali convenzioni, ivi inclusa la Convenzione di Ginevra e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani. Analoghe violazioni dei diritti sono state documentate, come dicevo, dalla delegazione internazionale del quartiere di Shur a Diyarbakir, subito dopo il coprifuoco e l'attacco delle forze di sicurezza turche, dove è stato riportato che molti abitanti sono stati costretti a lasciare le loro case per motivi di sicurezza per spostarsi in altre zone della città. Il 28 settembre, torniamo a questi giorni recenti, le forze di sicurezza turche hanno ricominciato a bombardare e attaccare con armi pesanti e cecchini posizionati sugli edifici e le popolazioni di diverse città curde. Il coprifuoco è stato nuovamente imposto a Shur, mentre nel quartiere di Hançepek, sempre di Diyarbakir, la polizia ha ferito 5 bambini, di cui uno in modo grave. A Bismil, nella provincia di Diyarbakir, nelle stesse ore, a seguito di manifestazioni di protesta contro i massacri, è stato dichiarato il coprifuoco. Le forze di sicurezza hanno sparato contro i civili. Cecchini appostati sugli edifici hanno sparato sulla gente per strada, un ragazzo di 22 anni ferito mentre era seduto davanti a casa e morto il giorno seguente. Un'abitazione nel quartiere di Avasin è stata bombardata uccidendo una bambina di 8 anni. Un altro bambino curdo di 9 anni è stato ucciso dalla polizia turca a Bismil il 29 settembre mentre era seduto su una panchina. Ci sono molti elementi che provano la responsabilità, tra l'altro, delle forze di intelligence turche nell'aver permesso che membri dell'ISIS entrassero in Turchia e potessero muoversi liberamente nel paese, attraversando altrettanto liberamente il confine con la Siria. Oggi la libertà di espressione e di informazione, signor Sottosegretario, in Turchia è fortemente compromessa. Molti giornalisti, anche esteri, sono stati arrestati nelle ultime settimane. La limitazione dell'accesso a Internet è spesso decisa in maniera autoritaria. L'utilizzo dei social media, inclusi Twitter, Facebook, YouTube, vengono spesso preclusi dalle autorità e sono soggetti a censura. Il governo turco fa di tutto per evitare che la documentazione e notizie, in particolare quelle provenienti dalle città curde, raggiungano la comunità internazionale, riportando così dei massacri di cui si stanno macchiando le autorità turche. Il 1 novembre, vado a concludere, ci saranno le elezioni anticipate in Turchia. Queste elezioni sono di importanza cruciale per la democratizzazione del paese e per il processo di pace in Turchia. Mentre si intensifica il conflitto e aumentano gli scontri, le autorità utilizzano tutti i mezzi possibili, anche legislativi, al fine di reprimere tutte le forme di opposizione politica, di protesta pubblica e non permettere ai media indipendenti di svolgere liberamente il proprio lavoro. Al fine di assicurarsi una nuova maggioranza assoluta alle elezioni del prossimo 1 novembre, ben 150 aree del paese, scelte tra le 15 province a maggioranza curda, sono state dichiarate aree di protezione speciale. In queste aree, a ben 400.000 cittadini, dovrebbero recarsi, secondo quanto previsto dalla Commissione elettorale, a decine di chilometri di distanza dai luoghi di residenza per poter esprimere il loro voto, cioè in quelle aree sarà impossibile votare. Per cui i residenti di molti villaggi e quartieri di province come Diyarbakir, Mus, Bitlis, Batman, Mardir, Tunceli sarebbero costretti a dare il loro voto in un altro quartiere o in un altro villaggio. La comunità internazionale ha la responsabilità di utilizzare ogni mezzo appropriato, inclusi i mezzi diplomatici ed umanitari, per invitare il governo turco al rispetto delle proprie obbligazioni internazionali, per il rispetto dei diritti umani e dei diritti civili e politici delle popolazioni che vivono in Turchia, anche intraprendendo le azioni opportune per proteggere la popolazione da questi crimini in accordo con la Carta dell'ONU. Per cui oggi siamo a chiedere
quale sia la posizione del governo italiano rispetto a quanto esposto in premessa e alle gravissime violazioni dei diritti umani perpetrate dalle forze di sicurezza turche alla popolazione civile e quali iniziative intende adottare per invitare il governo turco al rispetto dei diritti umani civili e politici. Quali iniziative intende assumere anche a livello diplomatico affinché le elezioni nel prossimo novembre si svolgano regolarmente e democraticamente. Quali iniziative intende assumere il governo per favorire un immediato cessate il fuoco per la ripresa dei negoziati di pace tra lo Stato turco e il KK. Se non ritenga urgente l'apertura di un corridoio umanitario al confine tra la Turchia e la Siria per permettere la ricostruzione in Rojava attraverso l'estensione prevista all'articolo 2 della decisione delle Nazioni Unite 14 luglio 2014 al fine di garantire un ulteriore passaggio di frontiera per Kobane, consentendo così il passaggio di convogli umanitari in aiuto della popolazione curdo-siriana. Se non ritenga di interpellare con urgenza il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa per intraprendere un dialogo urgente con il governo turco al fine di valutare la situazione nelle città e nelle municipalità a maggioranza curda dove le prefetture hanno dichiarato lo stato di emergenza. Grazie. La ringrazio. Il sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente, onorevole interrogante. Vorrei iniziare l'intervento partendo dal tragico evento di Suruk del 20 luglio scorso, costato la vita ad oltre 30 giovani simpatizzanti della causa curda che volevano recarsi a Kobane per contribuire alla ricostruzione della città, a cui lei ha fatto riferimento. Questo episodio, come ha sottolineato lei, ha drammaticamente segnato la ripresa del conflitto tra le forze di sicurezza turche e il PKK. Solo qualche giorno dopo l'attentato di Suruk, la lotta armata è ripresa con l'omicidio da parte dei separatisti curdi di due poliziotti turchi a Sanliurfa. Da allora purtroppo si registrano quotidianamente attentati che hanno preso di mira istituzioni e forze di sicurezza, come pure infrastrutture strategiche. In questo contesto si sono inseriti i provvedimenti di emergenza con imposizioni di coprifuoco che hanno riguardato la città di Cizre ed alcuni distretti di Yarkabir. Si tratta di uno scenario molto complesso che ha purtroppo portato all'interruzione del cosiddetto processo di soluzione della questione curda promosso dall'allora primo ministro Erdogan a partire dal 2013 e volto a dare una risposta politica al conflitto attraverso la concessione di più ampi diritti di carattere linguistico, culturale e di autonomia amministrativa della minoranza curda. La ripresa del dialogo riveste importanza prioritaria per porre fine alla spirale di violenza che ha avvolto il Paese e dare una risposta di lungo termine alle istanze della popolazione di etnia curda. In tal senso abbiamo favorito una posizione unitaria dell'Unione Europea che non ha mancato di essere ribadita ai turchi in ogni occasione di contatto da parte dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri. In tale contesto abbiamo sostenuto l'azione dell'alto rappresentante dell'Unione Europea, Federica Mogherini, che già all'indomani dei tragici eventi di Suruk aveva confermato al ministro degli esteri Cavusoglu il sostegno europeo alla Turchia nella lotta contro il Daesh e il terrorismo, ma al contempo aveva anche espresso l'auspicio per un proseguimento del processo di pace. Una posizione che è stata ribadita anche dal Presidente del Consiglio europeo Tusk durante la recente visita in Turchia dal commissario all'allargamento Hahn, che ha anche chiesto ai turchi di conformarsi al principio di proporzionalità nelle misure adottate contro i terroristi del PKK. Peraltro, anche in sede di Consiglio Atlantico della NATO abbiamo recentemente sostenuto, assieme alla Germania, analoga posizione di invito al dialogo. Per quanto riguarda il coinvolgimento del Consiglio d'Europa, auspicato dall'onorevole interpellante, vorrei segnalare che la situazione sopra descritta è ben nota a Strasburgo, anche per diretta segnalazione da parte delle delegazioni di due partiti turchi di opposizione, il repubblicano CHP e il filo curdo HDP. Questi hanno incontrato il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Muzniesk,
che lo scorso 11 settembre ha sollecitato le autorità turche ad assicurare l'accesso immediato alla città di Cizre da parte di osservatori indipendenti e il segretario generale dell'organizzazione Jagland e il segretario generale dell'organizzazione Jagland. Quest'ultimo, per condannare gli attentati terroristici contro le forze di sicurezza turche, ha espresso preoccupazione per gli attacchi subiti dai partiti di opposizione e da alcuni organi di informazione e ha invitato le autorità a fare quanto possibile per proteggere la vita dei cittadini e i principi democratici, soprattutto in vista delle elezioni anticipate del 1 novembre. A tale proposito, credo sia opportuno segnalare la missione di osservazione elettorale dell'OSCE, che ha già iniziato le proprie attività in Turchia e che dovrebbe essere, tra l'altro, affiancata da una missione degli osservatori dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Quanto all'accesso umanitario, l'Italia continua a sensibilizzare sia i partner internazionali che il governo di Ankara per propiziare l'apertura di flussi di assistenza ai curdo siriani tramite i valichi con la Turchia. In questo quadro sosteniamo gli sforzi delle Nazioni Unite volte ad ampliare lo spazio dell'azione umanitaria in Siria attraverso una piena ed incondizionata attuazione della risoluzione ONU 2165. Al momento sono operative due valichi turco-siriani di Bab al-Salam e Bab al-Hawa, oltre al valico tra la Giordania e la Siria. Solo in alcune occasioni, al fine di favorire il passaggio di convogli umanitari, il governo turco rende utilizzabile anche il varco di Kamisili, controllato dal governo siriano, e quello di Kobane, controllato dalle forze curdo-siriane del PYD, Partito dell'Unione Democratica. Purtroppo la fruibilità di tali valichi dipende dalla condizione di sicurezza e pertanto dai rapporti politici tra le autorità turche ed il regime di Damasco e il PYD. Ricordo peraltro che dall'inizio della crisi la Turchia ha accolto 2 milioni di rifugiati siriani, dei quali 200.000 provenienti dall'area di Kobane, e che l'impegno turco a favore dei profughi è sin qui stimato in 6,7 miliardi di dollari. Oltre a ciò, il governo turco, tranne la Mezzaluna Rossa e Afat, continua a mantenere attiva una forma di assistenza umanitaria trasfrontaliera denominata Zero Point, che utilizza 10 ulteriori valichi di frontiera terrestre, incluso quello di Kobane, per la consegna di aiuti al confine direttamente ai destinatari civili in Siria, prevalentemente ONG locali. Vorrei concludere evidenziando il grande impegno che l'Italia sta mettendo in campo per assistere le popolazioni siriane. Dall'inizio del conflitto in Siria l'Italia ha offerto sostegno alla popolazione per un importo complessivo di quasi 77 milioni di euro, ripartito fra interventi realizzati dalle agenzie delle Nazioni Unite o della Croce Rossa, o progetti a forte impatto sociale, sanità, istruzione, protezione e sicurezza alimentare, attuati dalle ONG italiane presenti nella regione. Per queste attività sono state realizzate non solo in Siria, ma anche nei paesi della regione interessata dal flusso di rifugiati siriani, come Libano, Giordania, Iraq e Turchia. Lo scorso mese di maggio la cooperazione italiana ha effettuato una spedizione di farmaci e materiali sanitari destinati ai campi profughi e agli ospedali pubblici del governatorato di Hasake. L'operazione, dal valore complessivo di circa 99.000 euro, si realizza in collaborazione con il deposito delle Nazioni Unite di Brindisi, l'ONG Un Ponte Per e con il sostegno dell'ambasciata in Baghdad, ufficio di Erbil. Ha permesso la distribuzione di attrezzature e kit sanitari contenenti farmaci di base per una popolazione di 20.000 persone per un periodo di 3 mesi, nonché di kit per assicurare una prima assistenza a pazienti traumatizzati. Quello dell'accesso umanitario in Siria rimane certamente un problema molto serio. Da parte nostra continueremo a fare tutto il possibile per alleviare le sofferenze delle popolazioni curde che si trovano in aree di difficile accesso, come quella di Rojava. Per questo la nostra cooperazione è attualmente impegnata a finalizzare, sempre in collaborazione con ONG Un Ponte Per, l'organizzazione di una nuova spedizione di generi di prima necessità e di materiale sanitario. Grazie. La ringrazio, sottosegretario. Il deputato Franco Bordo ha facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. 10 minuti. Grazie, Presidente.
La ringrazio, signor sottosegretario, per la sua risposta, una risposta che evidenzia che il governo italiano non è insensibile a quanto da noi sollevato e segnalato. Con dovizi particolari ci ha illustrato appunto cosa si sta facendo, cosa è in essere in questi mesi, sia sullo scacchiere diciamo europeo, sia direttamente in modo particolare per quanto riguarda l'intervento umanitario gestito appunto anche con le ONG. E noi questo lo apprezziamo, però dobbiamo rilevare anche che stando la situazione che sostanzialmente vedo che lei non ha potuto, voluto smentire la nostra esposizione, la nostra raccolta di informazione, la nostra documentazione, nostra e di soggetti indipendenti in modo particolare, una documentazione che attesta la gravità della situazione, una gravità che ovviamente riguarda popolazioni, in modo particolare la popolazione turca di etnia curda in questo momento, ma perché è pesantemente colpita da questa recrudescenza del conflitto e in modo particolare popolazione civile, perché di fatto poi vengono colpiti quasi tutti i civili. Voglio ricordare che il PKK in virtù degli accordi o comunque della fase di costruzione degli accordi ha tenuto e sta tenendo ancora fuori dal territorio turco tutte quelle che sono le sue organizzazioni militari sostanzialmente, per cui oggi quella che è definita appunto una risposta alle provocazioni, agli attacchi, alle misure non proporzionate, come appunto lei ci ha ricordato nel suo intervento, da parte delle forze di sicurezza turche, per cui non proporzionate vuol dire assolutamente sproporzionate, perché è sicuro quello che ciò che anche il sottoscritto ha potuto vedere di persona, si sta parlando di utilizzo di armi, anche armi pesanti, armi da guerra sostanzialmente, direttamente in centri urbani, direttamente su popolazione civile. Ecco, quella che possiamo definire una forma di autodifesa è gestita esclusivamente appunto da soggetti civili, da turchi, da curdi civili. Ecco, di fronte a questa situazione, volevo dire, la gravità non è soltanto appunto in quello che sta patendo oggi quella popolazione, nel rischio di non poter esercitare il proprio diritto di voto, che sarebbe una cosa, voglio dire, molto pesante, ma anche per quanto riguarda appunto i possibili scenari che possono evolversi in quell'area che è particolarmente, voglio dire, difficile e complessa, come ovviamente lei sa. E per quello che allora dico, per questi due aspetti, per queste due, la difesa dei diritti civili e politici, di poter esprimere il proprio voto e lo scenario di una escalation all'interno di quell'area, dal nostro punto di vista dovrebbe far sì che oggi il governo italiano, insieme anche ad altri governi europei, insieme all'Unione, insieme al commissario Mogherini, alzasse il livello diciamo di pressione, di confronto con il governo turco, perché appunto questa escalation venga assolutamente, anziché innalzata, appunto possa avere un processo di al ribasso per questa escalation di violenza a cui stiamo assistendo. In modo, ecco, l'occasione delle elezioni dovrebbe essere dal nostro punto di vista un'occasione per cui in questo mese noi le chiediamo appunto che il suo ministero sia più pressante, perché appunto verso il governo turco utilizzi tutte le forme possibili, diplomatiche, perché venga garantito
il voto in tutte le aree del Paese. Questo sarebbe un segnale, dal nostro punto di vista, anche, voglio dire, di una ripresa di distensione di un clima. Altrimenti, di fronte a un confronto elettorale democratico, avvenuto in modo democratico il 7 giugno, con un esito di un certo tipo, oggi si fa saltare il tavolo e si cerca di conseguire un successo elettorale impedendo a centinaia di migliaia di persone di non andare al voto o con una intimidazione, clima di violenza in aree importanti del Paese, è chiaro che, voglio dire, si rischia anche di barare il confronto elettorale stesso. Noi chiediamo che una forza, che un Paese democratico come l'Italia sia più presente su queste e più pressante, appunto, nel confronto del governo turco, che, voglio ricordare, è uno Stato alleato del nostro Paese, di cui, appunto, fa parte di uno scacchiere di alleanze del nostro Paese. Noi possiamo tollerare che uno Stato alleato del nostro Paese impedisca a centinaia di migliaia di persone di andare a votare? Possiamo tollerare che, appunto, abbia un sistema di risposta politica e militare di questo tipo a un problema che è il problema, appunto, del riconoscimento di autonomia della popolazione curda di un processo di autonomia del Kurdistan turco? Ecco, noi penso che non possiamo tollerarlo, per cui lo sforzo, chiudo, è che noi chiediamo di essere veramente oltre, ad esempio suggeriamo che oltre alla delegazione OSCE ci possono anche essere altre presenze da parte anche sul territorio turco durante le elezioni. Il sottoscritto, insieme a qualche altro parlamentare, si recherà volontariamente in Turchia in quei giorni, ovviamente per fare da osservatore internazionale volontario per verificare se, appunto, quanto è stato dichiarato nella nostra interpellanza, appunto, è venuto meno, cioè l'impossibilità di esprimere il voto, oppure se invece è stata modificata. Noi chiediamo che anche il governo italiano sia, appunto, più presente, più pressante verso il governo turco. Ci sono gli strumenti per farlo, vanno attivati. La ringrazio. La ringrazio. Così è esaurito lo svolgimento dell'interpellanza urgente all'ordine del giorno. Comunico che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 1 ottobre 2015, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è stato assegnato ai sensi dell'articolo 96 bis comma 1 del regolamento in sede referente alla quinta Commissione Bilancio. Conversione in legge del decreto legge 1 ottobre 2015 numero 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale. Parere delle Commissioni 1, 1a, 2a, 7a, ex articolo 73,1 bis del regolamento, 8a, 10a, ex articolo 73,1 bis del regolamento e 11a della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto al comma 1 del predetto articolo 96 bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 6 ottobre 2015, ore 10.30, svolgimento di una interpellanza e interrogazioni. Ore 12, seguito alle discussioni e mozioni concernenti iniziative per la tutela dei diritti dei consumatori nei confronti degli operatori del mercato dell'energia elettrica e del gas. Seguito alla discussione del disegno di legge recante legge annuale per il mercato e la concorrenza. Seguito alla discussione della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. Seguito alla discussione della proposta di legge recante modifica della legge 4 maggio 83 numero 184 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine nell'affido familiare. Seguito alla discussione del testo unificato delle proposte di legge recante modifica della legge 5 febbraio 1992 numero 91 in materia di cittadinanza. La seduta è tolta.